Una proposta che non mette d'accordo le parti. Per i palestinesi di Hamas, quanto elaborato a Parigi apre ad un percorso che ha come obiettivo la fine della guerra a Gaza. Il leader Ismail Haniyeh, che si recherà in Egitto per discutere i dettagli del piano, ha precisato: «Abbiamo detto ai mediatori che un cessate il fuoco permanente è il nostro obiettivo, ma possiamo arrivarci nella seconda o terza fase dell'accordo. Senza un ritiro israeliano da Gaza non possiamo accettare questa nuova proposta». Non arretra di un millimetro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Sento parlare di ogni tipo di accordo, quindi voglio chiarire: non porremo fine a questa guerra se non avremo raggiunto tutti i nostri obiettivi. Ciò significa eliminare Hamas, liberare tutti i nostri ostaggi e garantire che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele, ha dichiarato oggi Netanyahu. In visita in un insediamento ebraico nella Cisgiordania occupato da Israele, ha aggiunto: non ritireremo l'esercito dalla striscia di Gaza e non rilasceremo migliaia di terroristi. Cosa accadrà? Vittoria totale. E la guerra in Medio Oriente va avanti. Tra stamani e ieri mattina, 114 palestinesi sono stati uccisi nella striscia di Gaza durante gli attacchi israeliani. 26.751 i morti dal 7 ottobre. A Jenin, in Cisgiordania, tre israeliani travestiti sono entrati in un ospedale ed hanno ucciso tre uomini.